Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Rug Inc. Cambia la fotocamera, cambia il microfono, ma soprattutto io mi posso vedere in cam. È una cosa bellissima. Comunque, cominciamo con il video. Questo non è un video polemica, non è un video lamentela, è semplicemente un video risposta a Zeb89, che è uno youtuber italiano che ha pubblicato sul suo canale YouTube un confronto, se così vogliamo chiamarlo, tra due smartphone abbastanza noti, l'iPhone 6 e l'LG G4. Partiamo subito con un appunto da fare. Allora, lui nel suo confronto ha parlato di questo LG G4. Questo LG G4 che ha definito un telefono di Google che dovrà uscire nelle prossime settimane. No, Zeb. LG G4, come dice il nome, è un telefono prodotto da LG che è uscito parecchi mesi fa ed è quasi al termine della sua produzione, del suo commercio. Infatti a breve sarà sostituito da un nuovo prodotto. Comunque questo è il primo appunto che volevo fare. Allora, il suo canale, per chi non lo conoscesse, anch'io non lo conoscevo a dire la verità, ho visto un paio di video, non fa recensioni a differenza nostra, noi parliamo di tecnologia, appunto è per questo che mi sono sentito in causa di fare questa risposta, perché è una risposta anche abbastanza incavolata, ecco, perché è un video assurdo dove vengono prese delle due dove viene presa la scheda tecnica dei due dispositivi da HDblog, perché è chiaro, si vede, e vengono confrontati i numeri delle due schede tecniche. I telefoni non sono presenti nel video, appunto lui non ha fatto richiesta dei telefoni e dei terminali come facciamo noi sempre quando facciamo un video o comunque non c'è una recensione o comunque un video confronto. Allora, il problema è che questo confronto, anzi, è assurdo perché Zeb si è fermato alle schede tecniche, appunto. Ha preso le schede tecniche, ha visto i numeri e conoscendo la matematica, Exa-Core, 6 core appunto è maggiore di un 2 core appunto sulla CPU, ok, LG ha il processore più potente. No, non funziona proprio così. Anche per esempio la fotocamera, 16 megapixel di fotocamera contro 8 megapixel di fotocamera, la fotocamera di LG è migliore. Ok, non è proprio così che funziona un confronto, non è proprio così che funziona la telefonia. Ma io non voglio dire che è sbagliato dire che LG G4 è migliore di iPhone 6, assolutamente non è quello che voglio dire. Perché, allora, prima di tutto, ultimamente riuscire a fare un confronto tra due top gamma è veramente difficile. Anche un recensore molto bravo, comunque con esperienza difficili, è molto difficile. Anche io, per esempio, se volessi riuscirei a girare la recensione come vorrei io, facendovi acquistare un iPhone piuttosto che appunto un LG. Perché sono veramente veramente tanti punti a favore di uno e a favore dell'altro e ovviamente contro uno e contro l'altro, quindi non è una cosa semplice ed è impossibile farlo leggendo solo la scheda tecnica. Quindi appunto il problema non è il fatto che LG è migliore di iPhone, perché appunto è una constatazione che può fare un'opinione di uno, perché soprattutto nelle recensioni si esprimono opinioni e preferenze più che appunto questo è migliore di quello. È una preferenza, un confronto, mentre invece la sua è proprio uno sparare a zero su un telefono, appunto su iPhone 6 in questo caso. Poi un altro problema è che Zeb, tu non hai mai fatto recensioni di telefoni, tu non ti occupi di telefonia ma appunto di videogiochi a quanto ho capito, e il problema è che tu non hai le competenze, o meglio, forse le hai anche, ma in questo video non dimostri di avere competenze, la minima competenza in campo della telefonia. È come se io appunto mi mettessi in mano un joypad e dovessi recensire la PlayStation 4 e l'Xbox One. Assolutamente non potrei farlo perché non ho le competenze tecniche per farlo, non conosco quali sono i pregi, o comunque non conosco come esaltare i pregi di una console e dell'altra, e per questo a mio parere tu non puoi fare una recensione del genere perché non hai le competenze necessarie per strutturare una recensione, un confronto tra due terminali del genere. Poi il problema è appunto come sei arrivato alla conclusione.
dicendo che iPhone è merda e l'LG G4 è il top degli iPhone. Questo è quello che ne è uscito dalla tua recensione, anzi dal tuo confronto, in realtà. Appunto, ti sei basato su numeri e è la cosa più sbagliata che si possa fare in telefonia. Questo perché il software, soprattutto in uno smartphone, cioè l'ottimizzazione del software su uno smartphone è qualcosa di molto più importante dell'hardware. Come conosciamo praticamente tutti, iPhone non ha un hardware eccellente, a parte l'ultimo iPhone 6S che è un caso a parte. Ma anche gli iPhone precedenti avevano comunque un dual core, avevano un giga di RAM e comunque delle caratteristiche non al top. Anche la fotocamera, per esempio, 8 megapixel, non è in termini di megapixel non è proprio il top delle fotocamere. Eppure iPhone non si comporta proprio così male negli speed test o comunque anche nella giornata abituale degli utenti, non si comporta affatto male. E dico questo appunto per sottolineare che quindi la scheda tecnica non è tutto, anzi è praticamente niente. Riguardo alla tua conoscenza dei due terminali, a parte iPhone che ok, sicuramente lo conoscevi, ma LG G4 che magari non lo conoscono proprio tutti, magari chi non è affine al mondo della telefonia non lo conosceva, tu non lo conoscevi assolutamente, secondo me sei venuto a conoscenza dell'esistenza di questo smartphone giusto 2 minuti prima di fare il video, perché la scheda tecnica ti è stata suggerita, quanto detto nel video, da un tuo fantomatico fan che ti ha suggerito appunto questa scheda tecnica. Tu l'hai letta appunto dicendo che l'LG è fatto da Google e dovrà uscire. No, non è vero, è assolutamente sbagliato. E poi invece, parlando del tuo amico in video che si è messo a sparare a zero anche sia su iOS che sul Mac, dicendo che, parlando appunto del Mac, installi Debian e il Mac vola con l'ottimizzazione di Debian. Io ti faccio notare che hai smerdato iOS, hai smerdato OS X e hai elogiato tantissimo Debian, ma io ti faccio notare che sia iOS che OS X sono basati proprio su Debian, e quindi non so quanto sia stato saggio, produttivo, ma soprattutto consapevole quello che hai detto riguardo a Debian, iOS e OS X. Comunque, concludendo il video, questo argomento che se ne frega è una cosa banale tra due telefoni. Al massimo avrai fatto scontento un tuo fan, un tuo utente che avrà comprato magari il telefono sbagliato. Però ci sono argomenti che invece sono molto più importanti. Per esempio, non so, ho visto il tuo video del Deep Web, ecco, quello lì è stato un video abbastanza intelligente, con cose abbastanza giuste che hai detto. Ma ovviamente non si poteva dire che il Deep Web è una cosa bella, perché ovviamente è una cosa sbagliata. Ed è importante che questi video non siano fatti da persone incompetenti o appunto che da persone ignoranti, ma ignoranti nel senso che ignorano la materia, ignorano quello che stanno dicendo. Appunto, per esempio, il tuo amico che ha detto cagate assurde su Debian perché non si era informato, perché ignorava la questione. Quindi secondo me dovresti informarti di più e andarci un po' più cauto su queste cose che ovviamente può influenzare la gente, perché tu hai 250.000 iscritti, ecco, stai attento, perché non è da prendere così alla leggera, ecco. Questo è quello che voglio dirti. Ragazzi, fatemi sapere quello che ne pensate di questo video, del video di Zeb, se avete qualche altro commento da fare. Grazie per averci seguito, ciao e alla prossima!